Ehi la ciurma, io sono Mazzatessa e ben ritrovati qui in questo secondo episodio di Expeditions Viking. Mi sono reso conto che effettivamente il mio bel faccino copre un po' questa parte qua un po' a sinistra. Spero che non sia troppo ingombrante, solo magari lo sposterò qua su, però magari in combattimento qua su ci sono delle altre cose, vedremo un poco. Per ora la tengo qua, la webcam, poi vedremo un po'. Allora, molti dei tuoi ospiti hanno fatto un... ti seguono dietro, formano un semicerchio. Sai che stanno ciaccolando tra di loro, insomma, bisbigliando, mormorando. 4 contro 1. Questo è quello che è i figli di Elrind Torgilsson considerano un duello equo. Sembra ubriaco il fratello di Ottar. Stai zitta, donna. Lui ha iniziato. Ah, Ketil è... posto Ketil, non è nulla. Toste colpisce come una ragazzina. Ah no, dice Nefia faceva molto più male quando era piccola. Beh. Allora, con questo qua ho paura che comunque anche se vincessimo il check di diplomacy, cioè il primo ci dice andate a casa, il check di diplomacy. Non risultiamo convincenti di fronte dei vichinghi. Se la risolviamo con le buone. Questa è molto molto aggressiva. Voi serpenti morirete per questo. Solo più sulle ultime due. Cioè, se volete un combattimento ci sono dei modi propri per farlo. Oppure, sa vostro padre che siete qui distruggendo il suo nome? Andrei sull'ultima. Un po' aggressivella. Allora, guarda Itegn, non lo sa, ma sarebbe onorato di noi quando Asleifr sarà finalmente il nostro Tegn al posto tuo. Ah, Asleifr però non si schiera con loro, si schiera con noi, dice, sei andato oltre, Ottar, non c'è, non è onorevole far questo. Per un momento c'è confusione negli occhi di Ottar, ma si ricompone. Bene, allora vi uccideremo tutti. Allora sarò io, Tegn. Ok, brutta storia. Però siamo 4 contro 4, se non altro. Combattimento. Sembra che qua su in cima comunque, a parte il log, non ci siano delle informazioni fondamentali. La sconfitta non è game over, potrei continuare, ma la storia cambierà in alcune situazioni. Dato il combattimento, le caselle blu sono sotto i tuoi alleati e le rosse sotto i nemici. Posiziona tu e i tuoi combattenti, cliccando su di loro o cliccando sul loro ritratto. Ok. Clicking on them. Ok. Le abilità, che immagino siano queste qua sotto. Saranno grayed out quando non sono utilizzabili. Se ci metti l'over sopra ti dice che cosa fanno. Allora, io attacco con due mani. E che abilità ho? Interrompi. Ok. Che è una cosa simile a quello che c'era in Expeditions Conquistador. Cioè che se qualcuno si muove nel turno nemico tu tiri l'attacco, cioè attacchi al posto che attaccare nel tuo turno. Tactical move, muovi la metà ma puoi scappare dagli attacchi di opportunità. Questo qua ha 25% di danno in più ma ti perdi l'equilibrio, ecco. Allora ta 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 ta. Ok, possiamo muovere in qualsiasi ordine.
quanto danno fanno. Ok, la resistenza, vale. Allora, lei attacca a distanza 3, ma dà meno danno. Questo non ho l'equipaggiamento giusto, non ho l'equipaggiamento giusto. Finta. Ok, passo dall'altro lato, gli faccio perdere l'attacco di opportunità. Tactical move. Questo è un sacco di... Ah, questo è un arciere. Ok. Tutti hanno spotted. Due attacchi veloci. C'era anche in Conquistador. Deathblow non posso farlo. Interrupt l'abbiamo visto. Ok, un calcio che allontana di uno. Cripple c'era anche in Conquistador, che immobilizza praticamente. Cioè, rallenta il movimento degli altri. Tactical move. E controlla se ci sono delle trappole. E Aslafre invece ha. Attacca automaticamente quando qualcuno gli entra in range. Che è tipo un interrupt, ma per la spada, immagino. Ah, questo ristora lo scudo. Ah, quello sotto è lo scudo, ok. Interrompi. No. Stunna. Ok, molto buono. Questo spinge. E questo è tactical move. Allora, vediamo un attimo. Qua abbiamo Ottar, Toast. Questi qua sono tutti attacco da misc. No, questo qua no. Questo ha un arco. Ok. Io direi che lui dovrebbe essere un po' tancoso, quindi lo muoverei qua per bloccare, cioè per attaccare questo e bloccare l'altro dall'arrivare. Ma forse mi conviene metterlo qua in realtà. Sì, perché questo non attacca a distanza. Andrei qua. Così, questo se si muove gli do l'attacco d'opportunità. E se l'altro mi viene addosso non può comunque andare oltre. Ok, allora andrei così. E lo stunno. Proviamo a vedere. Non gli faccio danno però. Vabbè, iniziamo così, stunnato, ok. Status effect, sarà sopra la barra della vita. Alcuni ci vogliono molte ore per sistemarlo, alcuni sono permanenti. Affaticato. Ok, è uno dei peggiori, perché hanno poca stamina, quindi assicurati che tutti dormano bene. Info button ti specifica meglio lo status. Ok. E poi direi che mi fermo qui. Con lui. Allora, con l'altro. Cosa facciamo? Allora. Questo è un po' coperto dall'altro là. Quindi direi, aspetta, prendiamo. A questo posso attaccarlo da qua, direi. Esatto, c'è il movimento. Ok, quello più interno e se può, se ha già attaccato o meno. Adesso è aggredito, ok. Mentre invece quello esterno, quanto movimento ancora disponibile? Ok. Yellow and red. Ok. Non attacco, ma puoi ancora muoverti. Sono tutti e due grigi. Abbiamo fatto tutto. Ok, perché anche qua possiamo muoverci il doppio senza usare, insomma, l'attacco.
Copertura. Ah, ok, siamo in copertura perché c'è il coso qua. Ah, ok, qua dice dove copre. Ok, questo copre tutto intorno praticamente. Quello è coperto da quella roba là. Va bene. Blocca gli attacchi completamente. Non c'è una copertura parziale. Ok, cioè quelle basse, se c'è qualcuno accanto o ci sono delle robe particolari, stiamo in piedi e quindi ci sgamano comunque. Allora, cosa facciamo? Allora, io quasi quasi sposterei lei per far muovere lui ad attaccare quell'altro là. Allora, facciamo così. Tu muoviti qua. No, come? È ancora in copertura. E allora niente, facciamo che seccare questo. Vai. Ok, un nemico è caduto. Capiterà spesso entrambi. Se sono incapacitati possono essere fatti rivivere. Ok. Se un nemico è ucciso, il cerchio rosso scompare. Mentre invece quelli incapacitati si muovono sul terreno. Se decidi di lasciare un tizio incapacitato, rischiano di prendersi una ferita. Più stanno giù, peggio la ferita sarà. Questo era anche in Conquistador. Cerca di far tenere tutti in piedi, ma ogni tanto ci saranno delle ferite. Ok, ci sta. Allora, io muoverei questo qua, in modo che stia in cover. E sì. E passerei il turno. Ah, c'è demoralizzato. Ma quello cos'è? Aia! Allora, facciamo che gli do una bella mazzolata sulla testa. Poi, tu, dagli anche una bella mazzolata in testa. Benissimo. Tu puoi prendere lui, ma non. Ah, si può prendere anche lui. Ma facciamo che potremmo seccarlo questo? Forse sì. Vediamo un po' adesso. Sì. Verosimilmente sì. No! L'ha missato! Porca miseria. Niente, allora aspettiamo. No, Restore. Mannaggia lui col restore. Colpo critico. Cavolo. Però c'è lo scudo che ha parato. Ma vai qua. Poi tu. Anche dagli. Guarda questa come mena. Colpo critico, mareo. Vai così. Ma tra l'altro la percentuale di colpire è molto più piccola di quanto fosse un tempo. Expected damage 44-53, 6% di critico. Ma il fallire, boh, forse non fallisci quando sei corpo a corpo. Victory! Buono. La nostra prima battaglia è andata molto bene. Ah, aveva già delle ferite precedenti, ovviamente, perché l'abbiamo trovato a terra. Ok, vedrai questo schermo, informazioni. Se qualcuno ha preso le ferite, c'è scritto là. Se ci sono degli oggetti equipaggiati.
Presunti del combattimento. Quelli che hanno perso durabilità ci si era indicato, ok. Ma qua sono tutti segnati, boh, normale. Allora. Ok, è morto il tizio. Ma potevi incapacitarli? Oh, si sono rialzati, si rimettono in piedi i suoi fratelli. Cosa facciamo con loro? È una bella domanda, Nefia. È una bella domanda, Nefia. Cosa facciamo con loro? Giustiziarli sarebbe la cosa più tosta, però. Secondo me sarebbe quasi più cattivo farli andare via. Prova a farli andare via, magari vi sembro debole. Proviamo. Il loro orgoglio ha avuto un colpo fortissimo stanotte e... probabilmente non sarà l'ultima volta che sentirai parlare di loro. Non riesci a capire che cosa ne penso del tuo atto di pietà. Ok, direi l'ultima. Tutti quelli che vogliono una disputa con me osserveranno le nostre tradizioni e mi sfideranno a duello. Ma non sarà. Non sarò. Non permetto degli agguati alla mia festa. A Slayer, eh? Ti ho supportato qua perché ero fuori dal tracciato. Non è la maniera del nostro clan di ucciderci in combattimenti da ubriachi. Ti sfido a duello per la posizione di Tegn. Ketil dice, ci puoi credere questo? Il suo diritto di fare una sfida. Il tempo potrebbe essere migliore, ma vabbè. Va bene, cioè, te lo richiedo perché già ho detto che ci erano antipati. Ci vedremo a Holmgang, all'isola di Holmgang, a mezzogiorno di domani. Possono gli dei favorirti? Ok, qua ti fa vedere l'area della mappa, cose così interessanti. Va bene, tipo... Campaign map, ok, quello andiamo fuori. Burial site, witch hut. Ok, mi ricordo un pezzettino di questa parte qua, effettivamente. Nella beta a cui avevo partecipato c'era. Parla con Astrid delle tue opinioni. Cosa dice? Che ti... ho ricevuto 10 punti, ok. Non ci posso credere. È solo una questione di tempo. Dovrei occuparci di Elleringer dopo il duello domani. Ero nel giusto questa notte, ma abbiamo fatto un forte colpo a Elleringer. Solo il tempo potrà dirci. Ok. Fammelo affrontare a me. Devo farlo io. Lo sai. Hai il diritto di chiedere che un altro possa combattere al posto tuo. Se gli altri vedono che un altro combattente desidera rischiare la vita per conto tuo, questo è altrettanto degno di rispetto che se lo sconfiggi da solo. Ok, ah, vediamo cosa succederà, ma grazie perché...
Ok, va bene. Allora, Hrodgaerda invece cosa ci dice? Sta qua che ce l'ha con noi. C'è qualcosa di misterioso. Non ci ha messo molto con questi muli. Non ho avuto piacere in questo combattimento. Ma soddisfazione? Una vittoria davvero ben meritata. Sono contento che ho avuto l'occasione di incontrarti ora. Sono sicuro che non sarà l'ultima volta che ci vediamo. Se ne va via senza dirlo. Ma non è vero, è ancora qua, guardala. Come se ne dà via tra la folla? Che fa? Ma dai! Ma non è vero, ma che menata. Cosa dice la madre? Allora, molto ben combattuto. Suo padre sarebbe stato così fiero. Ma erano ubriachi? Ci sarà un altro combattimento domani, Asleifre. Lo so, Asleifre è un guerriero davvero molto preparato. Dovrai prepararti molto bene. Cosa posso fare? Mi vuole citare? La maggior parte del clan rimane leale a te. Ti preferiscono a Sleifre. Vai da Hulda e chiedile aiuto. Lei è vecchia e saggia e sa come indebolire un uomo. Non voglio avvelenarlo. C'è un'altra opzione. Sigrid ha molte. No, può avere un'idea. Sa mettere delle trappole per le creature della foresta. Magari sa di una trappola abbastanza grande per un uomo. Oltre a questo, Kveldur potrebbe voler ti dare dell'equipaggiamento migliore. Ok, no, dovresti andare con quelle armi. Ok, quindi abbiamo da fare un sacco di cose. Allora, parlare con la vecchia strega. Cercare dell'equipaggiamento migliore. Parlare con la cacciatrice per delle trappole. E niente, riposarci e andare per domani. Ma io direi che per questo episodio può essere tutto. Vediamo nel prossimo episodio le preparazioni per il mega duello contro Asleifr. Ce la faremo? Sì, perché altrimenti la storia non va avanti. Però vedremo come andrà la situazione. Io vi invito come al solito a lasciare un mi piace qua sotto, iscrivervi se per caso non l'avete già fatto. E ciao a tutti. Buona giornata.